Bene, buona giornata. Sabato 13 gennaio, parliamo ancora di Sampdoria. Abbiamo parlato giovedì e venerdì e ne parliamo anche oggi, con ospiti illustri, giornalisti, addetti ai lavori e tifosi, che analizzano l'ultimo anno della Sampdoria e le prospettive future, speriamo positive. Quindi vediamo questo ultimo servizio e con questo si conclude il trittico di puntate dedicate appunto al momento particolare della società e della squadra Sampdoria. Buona giornata. Che dire di questo 2023 della Sampdoria? Disastroso, è iniziato male, è un campionato di Serie A veramente il peggiore che io mi ricordo, che mi ricordi da bambino, e una sequela di record negativi che presagiva un brutto presentimento. Il duo Radrizzani Manfredi è riuscito a riportare entusiasmo grazie a una figura emblematica come l'Anna a fare un po' da parafulmine per tante cose, e sono riusciti a mettere a posto un po' i conti e cercare di, coi pochi mezzi, coi pochi soldi, di fare una squadra competitiva per il campionato di Serie B, che è iniziato malissimo con un allenatore che a mio parere non era proprio adatto alla Serie B, e con molte perplessità appunto sul prosieguo, ma che poi forse ha riveduto le sue idee e nel finale della stagione, diciamo del 2023, ha fatto una serie di risultati positivi, ma ha migliorato anche il gioco, perché da un gioco disastroso si è visto finalmente una squadra che gioca, che ha grinta, che forse si è finalmente calata nella realtà della Serie B. Speriamo che con qualche nuovo innesto e con qualche infortunato tipo Pedrola, che è un ottimo giocatore ed è un lusso per la nostra squadra, riesca a ritornare, diciamo, cercare di arrivare alla zona playoff che dista non tantissimi punti, e con tutto un girone di ritorno a disposizione si può tentare la scalata a rientrare nelle zone per tentare comunque di fare un campionato medio-alto. Le aspettative non sono altissime, però anche se non dovessimo andare in Serie A quest'anno, comunque mettere le basi per un campionato di vertice l'anno dopo. Affrontare il tema Sampdoria di questi tempi vuol dire affrontarlo con un duplice binario, quello da una parte del momento della squadra più contingente, poi quello invece più profondo, quello di sistema, riguardante il momento societario. Tutto questo avviene, lo facciamo a distanza di pochissimo tempo dalle celebrazioni appunto per il primo tragico anniversario della morte di Gianluca Vialli. Qualcuno l'altra sera, che gli è sempre stato molto vicino, ha ricordato che Gianluca Vialli voleva diventare fortemente il presidente della Sampdoria come ultimo atto della sua vita. Occorre anche ricordare che qualcuno non gliel'ha consentito e probabilmente nella sala, nell'auditorio gremito, a qualcuno saranno fischiate le orecchie. Ma tutto questo c'entra fino a un certo punto con il ragionamento che andiamo ad affrontare. Il discorso Sampdoria, da un po' di tempo a questa parte, dall'epoca post-Ferrero, no? Che ha segnato sicuramente un'epoca, si è svolto questo dibattito tra chi dice, per fortuna, nella tifoseria, ma non solo, non siamo al Ligorne, e dall'altra parte invece chi dice siamo comunque la Sampdoria, non tenendo conto che ormai nel calcio malato come quello italiano non esistono più posizioni di rendita. Come sempre accade, o come spesso accade in situazioni di questo genere, tutti hanno torto e tutti hanno ragione. In realtà appare evidente che la società in questo momento ha più che mai bisogno della squadra. Una squadra che si avvale, il tecnico Pirlo si avvale di una rosa figlio di Paletti, che però onestamente a sprazzi in questo primo scorcio di stagione, in questa prima metà di campionato, ha dimostrato di essere in grado di fare anche delle prestazioni notevoli. Una squadra, lo vedremo, abbastanza schizofrenica. La società, dicevamo, ha bisogno della
della squadra per sostanzialmente poter vivere in un regime di calma piatta, no? Senza scomodare la regia filmica di Veronesi, la calma piatta, perché in questo momento la società ha bisogno di operare in modo profondo. Nei giorni scorsi ancora una volta i vertici della società hanno ricordato che c'è un progetto, loro lo ricordano giustamente, lo sbandierano, hanno ragione, ma c'è bisogno di tempo per poter lavorare, e il tempo per la società deve essere anche un tempo buono, dove non ci siano ovviamente pericoli legati alla classifica. Quindi in questo senso la calma piatta, l'aurea mediocrità. Occorre ricordare invece, dal punto di vista della società, che la trovata, come dire, della legata alla risoluzione del debito, da una parte è stata sicuramente una genialata favorita appunto dal cambiamento delle leggi all'interno di un calcio assolutamente malato, a nostro avviso ormai prossimo, e diciamo anche per fortuna, al dissesto finanziario, visto che insomma tutto quello che si è visto in questi anni, l'augurio, questo è un inciso, poi torniamo subito all'argomento, che un governo tra i tanti di turno non trovi qualche scamotage per salvare il calcio, così come è stato fatto per le banche a danno dei cittadini. Quindi se il calcio deve morire per colpe assolutamente solo sue, ben venga questa morte terapeutica. Però lasciamo questo argomento generale, quindi complimenti al vertici societari e finanziari della Sampdoria che hanno messo in campo appunto questa ristrutturazione del debito, che dovrebbe, almeno a giudicare dai passi che vengono fatti, portare a quella che si può definire sicuramente la salvezza della Sampdoria, la salvezza societaria, che poi è anche una, tra virgolette, salvezza sul campo, che poi possa portare a scenari sicuramente più consoni a quelle che possono essere le aspettative della tifoseria. Torniamo invece alla squadra, l'abbiamo definita prima una squadra schizofrenica, sicuramente è una squadra che ha molti limiti, quindi le partite sono assolutamente figlie della rosa che il tecnico Pirlo, con i suoi pregi e i suoi difetti, la costruzione dal basso, ma questo è un altro ragionamento, ormai è un altro degli argomenti in voga. Dicevamo appunto che al netto appunto di tutto questo ha messo insieme in questa prima parte del campionato, quindi sicuramente è una squadra, a nostro avviso, che anche nella seconda parte del campionato poco si distaccherà da quello che è stato il refrain di questa parte iniziale, e quindi a nostro avviso, poi magari come dire, speriamo anche di essere smentiti e avere come dire, una conclusione del campionato migliore di quella che stiamo descrivendo oggi, dovrebbe sostanzialmente accompagnare il lavoro societario con quella che abbiamo definito l'aurea mediocrità. Non so se sia auspicabile in questo momento storico poter avere risultati superiori. Dall'altra parte c'è chi invece dice che eventualmente anticipare i tempi, bruciare i tempi, possa portare anche poi, accedendo nuovamente ai palcoscenici maggiori, introiti davvero importanti, e anche questa è una linea di pensiero rispettabilissima. E allora, per chiudere, comunque complimenti alla società, applausi a scena aperte per il grande lavoro che viene svolto sotto questo aspetto, dove non si parla di dribbling, dove non si parla di tattiche di gioco, di movimenti in campo, ma di finanza e di bilanci, che sono sempre alla base di qualsiasi attività della nostra vita. E complimenti comunque alla squadra, perché nonostante tutto, nonostante quello che si sia detto per questa prima parte del campionato, in certi casi ha espresso anche una cifra di gioco importante. Poi dall'altra parte le cadute e ricadute dovute alle evidenti, insomma, lo vedono tutti, evidenti carenze, manchevolezze che riguardano l'assetto e l'organico, ma dall'altra parte, appunto, dicevamo,
di alcune buone prestazioni, quindi anche questo può essere un buon viatico per affrontare la seconda parte di questo torneo cadetto che davvero ci lascia come dire incuriositi. Lavoro in corso, quindi a noi personalmente da pensionati, come deve fare ogni pensionato, li andremo a seguire con interesse. Seguo la Sampdoria da oltre 50 anni e quello appena terminato credo che sia stato l'anno peggiore tra quelli che io possa ricordare. Iniziato con la terribile notizia della morte di Gianluca Vialli, indimenticato e indimenticabile campione blucerchiato, che, come emerso e confermato negli ultimi tempi, aspirava a diventare il presidente della Sampdoria. Questo sogno è rimasto infranto da forze oscure che forse hanno, probabilmente hanno un nome e un cognome. Poi non è che il proseguio della stagione sia stato migliore, anzi abbiamo collezionato una riga di sconfitte incredibili, ogni partita subivamo un sacco di gol, alla fine sono stati più di 70, e ci hanno portato a retrocedere nel modo peggiore, ultimi in classifica con pochissimi punti fatti, e tra le altre retrocessioni della Sampdoria, questa è stata sicuramente quella nella quale non siamo stati in grado di combattere. Siamo retrocessi e basta, ultimo posto, staccati in un mare di punti dalla zona salvezza e con nessuna speranza di poterci salvare. Oltretutto, dietro a questa retrocessione si è aperta l'incubo del possibile fallimento. Rischiavamo di andare a giocare in Serie D, siamo stati ripescati sul filo di lana da Manfredi e Radrizzani, che con un impegno economico di un certo valore hanno permesso alla Sampdoria di iscriversi al campionato di Serie B. Non è che le cose poi siano migliorate tanto immediatamente dopo, date le scarsissime possibilità di acquisto di giocatori per via dei paletti messi dai regolamenti. Però, nonostante tutto, abbiamo assemblato una squadra che tutto sommato potrebbe anche giocarsela. Abbiamo un allenatore forse ancora inesperto per quella che è la Serie B, ma ha dimostrato nell'ultimo periodo di sapersi adattare, ha modificato il modo di giocare della Sampdoria e adesso forse qualche settimana, qualche soddisfazione ce la possiamo anche permettere. Diciamo che il 2024 si apre con uno spiraglio di luce, il 24 nonostante sia bisestile, che ci potrebbe dare la speranza di approdare a quelli che sono i playoff. Unica nota positiva in tutto questo trambusto è stato il sostegno dei tifosi blucerchiati. I tifosi della Sampdoria sono stati, sono e saranno lo zoccolo duro sul quale può fare leva la Sampdoria. Allora, l'ultimo anno della Sampdoria è stato tremendo, perché abbiamo rischiato veramente, siamo passati a un passo dal fallimento. E ora dobbiamo ringraziare questa nuova proprietà che sta facendo dei miracoli per mettere le cose a posto, e probabilmente i risultati si vedranno fra 2 o 3 anni. È inutile dobbiamo avere pazienza e cercare di superare questo campionato qua, farlo finire nel migliore modo possibile e poi il prossimo anno ricominciare pian piano a costruire, perché ne veniamo da una guerra. In pratica dobbiamo ricostruire tutto e i tifosi fanno la loro parte con tanti abbonamenti e presenza allo stadio in trasferta, e la loro parte la stanno facendo, e noi dobbiamo solamente aspettare, avere fiducia e basta, non possiamo fare altro.